Ci siamo? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oh, allora raga, oggi sto registrando direttamente dal PC nuovo, sto registrando. E vi dico, finalmente credo che finalmente raga posso parlarvene. Ve lo faccio vedere raga, eccolo qui. Ovviamente lo tengo già, l'ho attaccato già al monitor principale e quell'altro raga. Aspetta, non so se si vede. Sta all'angolo. All'angolo. Che lo utilizzo un po' come se fosse una sorta di macchina arcade. Cioè, lo utilizzo per l'emulazione e poco altro. In attesa, raga, di riuscire a potenziarlo. Allora, credo, raga, che sia arrivato il momento di parlare delle specifiche tecniche del nuovo PC. Allora, innanzitutto, vabbè. Come specifiche tecniche abbiamo un Intel Core i7 di undicesima generazione, abbiamo il che, devo dire, è ottimo. A livello di scheda grafica abbiamo una RTX 3050 da, vabbè, da laptop, da GPU laptop mi sembra si chiama, non mi ricordo preciso. L'RTX 3050 da ben 4 GB, che è una cosa tipica dei portatili, vi dico, non è... Il monitor in questione è un monitor, mi sembra da non mi ricordo quanti pollici, però praticamente supporta, e questa è stata una bella sorpresa per me, i 144 Hz. Ora, per i picchiaduro, raga, non sono necessari, però per dire, per chi gioca agli FPS, questa è un'ottima cosa, cioè, dato che chiaramente migliore. Dato che praticamente i 144 Hz sono un must, sono per determinati giochi. A livello di RAM invece abbiamo 8 GB di RAM DDR4 da 3200 MHz. Insomma, poteva andare meglio effettivamente. Però raga, vi dico, la RAM è il male minore, dato che comunque posso sempre aggiungere un secondo slot per portare il tutto a 16 in un altro momento. Quindi non è quello il problema attuale maggiore. Per quanto riguarda il resto, a livello di SSD, c'è state un po' di cose che mi hanno fatto un po' storcere il naso. Tipo ad esempio, come memoria abbiamo soltanto un SSD da 512 GB, il che devo dire rende il tutto un po' più limitante, essendo che soprattutto per i costi del computer, cioè abbiamo un SSD da 512 GB. Che vabbè, dici no, puoi aggiungergli una memoria esterna, puoi aggiungergli e il problema lo risolvi facilmente, non è quello tanto il discorso. Tra le caratteristiche positive, vabbè, il fatto è che comunque pur essendo un laptop, devo essere onesto, non scalda tanto. Io comunque in ogni caso, raga, per star tranquillo, gli ho preso una base ventilata, gli ho preso. Che devo dire fa il suo lavoro, la base che ho preso è una cavolata presa ai cinesi per 10 euro, però fa il suo lavoro, è silenziosa e mi mantiene il PC fresco, mi mantiene senza farlo affaticare troppo. E una pecca che ho notato, raga, purtroppo, è che a parte la batteria che se ne scende facilmente, infatti 3 ore scarse dura l'autonomia della batteria di 3 ore scarse su per giù. Però vabbè, dai, cioè nonostante tutto. Cioè, comunque fa il suo sporco lavoro. Un'altra cosa che ho veramente notato che mi ha fatto parecchio, ma parecchio storcere il naso, è stato il fatto che, oltre a la questione della batteria, il fatto che per avere il massimo delle prestazioni dei giochi ti costringe a tenerlo attaccato all'alimentatore. Certo, ci sono dei metodi, ho provato qualche metodo per vedere se riuscivo a far dare maggiore potenza alle prestazioni a discapito della batteria, però nonostante tutto se provo a giocare senza alimentatore e tendo a laggare, a fare metà degli FPS sia con gli emulatori sia con i giochi veri e propri. Allora, con i giochi veri e propri vi dico, allo stato attuale ho provato solamente Injustice 2, che è uno dei giochi più pesanti della mia libreria, però ha fatto il suo sporco lavoro, ha fatto. Devo dire, pur avendo tutti i requisiti al massimo, non ho avuto lag, non ho avuto cretinate. Cioè, fluido. Cioè, e così deve essere. E così dovrebbe essere.
Comunque, raga, vi dico, piccolo consiglio, se dovete prendere uno di questi tipi di laptop, assicuratevi che abbia un RTX, che sia la 2060, che sia la 3050, la 3070, basta che sia un RTX. Perché vi dico questo? Perché sul mercato è facile trovare ancora oggi i computer con le GTX, e soprattutto quelle con le GTX 1650. Ecco, quel tipo di laptop evitateli. Evitateli perché sono inutili, cioè, o almeno se ne prendete uno usato, magari no, dici per un paio di anni, 2 o 3 anni vi potrebbe anche andar bene, vi potrebbe ancora andar bene, però, cioè, prenderli nuovi non ne vale la pena. Puntate direttamente a uno con RTX, tanto i prezzi sono quelli. Io il mio l'ho pagato 1000 euro, l'ho pagato, che era in sconto, se no a prezzo pieno veniva 1300, e devo essere onesto, sotto questo punto di vista la cosa mi ha un po' la cosa un po' mi fa un po' scocciare, perché chiaramente per 1300 euro mi sarei aspettato qualcosina di più, mi sarei aspettato, cioè, a livello, parliamo di memoria, parliamo proprio con la questione della memoria, o comunque in generale, o anche il fatto, raga, che quando l'ho preso, io questo l'ho comprato da 1 euro, c'era scritto che praticamente era preinstallato Windows 11. Invece al primo avvio, dopo aver fatto tutta la configurazione, c'era installato Windows 10. Però vabbè, raga, queste sono cretinate che alla fine basta fare semplicemente un aggiornamento di sistema, quello che so, e dovrebbe aggiornarmi a Windows 11. Quindi, ma per il momento, raga, mi trovo bene, quindi non ho. Questa è una questione molto. Questa è una stronzata molto soggettiva. Un altro difetto che ho riscontrato, raga, è il fatto che quando uso il PC in modalità proprio in modalità autonoma, nel senso che uso solo lo schermo del portatile, non lo so, tende a praticamente a farmi una sorta di tremolio, cioè come se ci fosse qualche problema con i driver della scheda video. Problemi che fortunatamente quando attacco il tutto a un secondo monitor non si presenta più. E devo dire, si vede anche da Dio, si vede, ragazzi, si vede benissimo. Cioè, pur non avendo chissà quale monitor, perché ho un monitor del cazzo che è vecchissimo, non è nemmeno un monitor, per farvi capire, non è nemmeno un monitor FreeSync quello che uso io. Cioè, è un vecchio monitor a 60 Hz che dovrei cambiare, ormai ha fatto un po' il suo tempo. Per il resto, raga, in ambito di emulazione invece non mi posso quasi minimamente lamentare. Vi dico quasi perché comunque i giochi che ho testato, perché ho testato per lo più finora PCSX2 ed RPCS3, soprattutto RPCS3 ero curioso di provare, e devo dire, raga, 60 fps sempre fissi. Forse l'unica pecca, raga, con Tekken Tag 2, che l'emulazione non è proprio pulita al 100%, cioè tende ad avere qualche piccolo lag ogni tanto, qualche lag sporadico. E soprattutto tende anche a avere qualche glitch, ma è proprio una cosa dell'emulatore, è proprio una cosa dell'emulatore, ho notato, ho guardato pure su internet, e non sono l'unico al quale è capitato questa cosa. O almeno non so se la versione dell'RPCS3 che uso io non è una versione completa, però fatto sta che comunque non è che sia proprio il massimo. Però devo dire, raga, è più un problema riguardante l'ottimizzazione dell'emulatore che del computer in sé. Per il resto, raga, devo dire che, sopperendo ai piccoli difetti che ha, è un ottimo PC. Però vi dico, se il vostro interesse è prendere questi tipi di computer per giocare in mobilità o comunque giocare fuori casa, io, raga, personalmente parlando, vi direi di più. Siate consapevoli che se dovete prenderlo, siate consapevoli dei difetti altrimenti, raga, vi direi puntate a uno Steam Deck, che non solo costa di meno, ma ha comunque delle ottime prestazioni, e più dell'80% della libreria Steam gira perfettamente. Per il resto, raga, devo dire, io ripeto, non ho nulla da segnalare, nulla di problemi o cretinate varie, anzi, devo dire, ripeto, non scalda troppo, non scalda tanto, e funziona benissimo con la maggior parte dei giochi, è veloce, ed è ottimo per il prezzo, per il prezzo che sta. Quindi, se dovessi fare una piccola,
classifica, ma mi dovessi segnalare i pro e i contro di questo PC, quali dovrei tirare in mezzo? Partiamo ovviamente dai pro. I pro sicuramente sarebbero ovviamente l'ottima componentistica, che devo dire fa il suo sporco lavoro. Il monitor, che può supportare fino ai 144 Hz, quindi ripeto, per chi gioca in roba come gli FPS è a dir poco perfetto. Il fatto che non scaldi eccessivamente, pur utilizzando anche senza una base, anche senza una base ventilata, dato che il PC è presente anche, una cosa che non ho detto, ha proprio un regolatore delle ventole, che ancora non ho capito come cazzo, però si attiva, e ha un regolatore per le ventole, il fatto che comunque siano sempre, comunque i driver pure della scheda video siano sempre aggiornati. Per quanto riguarda invece i contro, dico, al momento attuale, i contro sono la questione là del tremolio dello schermo, dell'immagine che tremolicchia, ma tremola in maniera leggera, e non è che dici tipo fa sfarfallio o cose esagerate, però è comunque da segnalare. Il fatto della poca memoria all'interno del PC, perché ripetiamo, solo 512 GB di SSD, e la poca RAM, perché ripeto, ha soltanto 8 GB di RAM, che vabbè, raga, vi ripeto, può essere effettivamente bypassata, come la questione della memoria, semplicemente aggiungendo roba esterna, o almeno nel caso della RAM facendo un altro banco da 8, e nel caso del SSD aggiungendone un altro magari un pochino più capiente. E per quanto riguarda e la batteria, sicuramente la batteria e altri due difetti: la batteria, che chiaramente, ripeto, non è proprio il massimo dell'autonomia, infatti dopo 3 ore scarse il PC finisce per scaricarsi. E la questione è che se volete giocare al massimo delle prestazioni dovete tenerlo attaccato a un coso, dovete tenerlo attaccato per forza di cose all'alimentatore. Però, raga, vi dico, non è un problema eccessivo. Non è un problema eccessivo effettivamente, cioè roba che se voi giocate, vedo, dipende molto da gioco a gioco. Se voi andate a giocare a roba leggera, come ad esempio può essere un Ultra Street Fighter 4, un Ultimate Marvel vs Capcom 3, oppure con emulatori tipo MAME, Final Burn Alpha e Fightcade e cose così, raga, non avete bisogno di tenerlo attaccato. Però se già contate di giocare con qualche gioco per PC un po' più pesantuccio, come può essere uno Street Fighter 5, un Tekken 7, un Injustice 2, un Mortal Kombat 11, per fare degli esempi, allora raga, fate attenzione, tenetelo sempre sotto carica. In poche parole, raga, l'acquisto è consigliato? Sì, è consigliato, però dovete esserne consapevoli, sappiatelo. Dovete essere consapevoli di cosa andate a comprare. Eventualmente, ragazzi, vi può interessare, esiste anche il fratello maggiore di questo PC, perché il mio è l'Asus TUF Dash F15, ancora non avevo detto il nome, effettivamente me l'ero dimenticato. Esiste anche il modello maggiore, che praticamente monta i7 sempre, 16 GB di RAM DDR5 mi sembra monti, RTX 3070 Ti. E mi sembra sempre, con mia memoria, siamo lo stesso identico a questo. Che poi un'altra caratteristica che non ho detto è che ha addirittura una porta USB Type-C per la ricarica, penso del cellulare, no? Per ricaricare il cellulare o per attaccare qualche tipo di periferica particolare, penso. Non saprei dirvi, perché non ho modo di utilizzarla, non so come funziona effettivamente. Non so come funziona. Però comunque vi dico, il PC in questione che vi ho detto costa sulle 1500 euro, quello con l'i7 16 GB. E vi dico, ripeto, è più potente, però non so a livello di prestazioni come sta messo. E poi, raga, un altro fattore che non ho notato, ma vi dico, questa è una troiata perché ne attacco una esterna: il fatto che manchi una webcam integrata. Cioè, io in tutti i portatili che ho avuto c'è sempre stata, in questa stranamente non c'è. Vabbè, raga, è una troiata, vi dico, è una grandissima troiata alla fine, perché non è.
non è chissà quale difetto, perché attacco la mia esterna, o quando sarà attacco la videocamera che sta lì, che quanto compro la nuova scheda di acquisizione, e quindi il problema neanche si pone, quindi alla fine le chiacchiere stanno a zero, ecco. Per il resto, raga, questo è il mio nuovo PC. Ditemi la vostra nei commenti, ditemi cosa ne pensate. So già che, raga, molti di voi arriveranno, ma potevi farti un fisso meglio con i soldi di quel portatile, con i soldi del portatile che ti sei comprato. Lo so, ragazzi, che avrei potuto farmi un fisso migliore. Semplicemente, ora come ora, necessitavo di un portatile per questioni personali. Ovviamente, questo, raga, è una cosa più, diciamo, più che altro temporanea. Diciamo un po' una sorta di ancora di salvezza. Malauguratamente il fisso che tengo di là dovesse abbandonarmi da un momento all'altro, o in generale in attesa di farmi un nuovo computer, farmi un nuovo fisso, perché io sono il primo ad essere consapevole che purtroppo il portatile non potrà mai eguagliare le prestazioni di un fisso. Oddio, ci sono effettivamente quei portatili che hanno delle caratteristiche tecniche belle, capienti, che non dico raggiungono la qualità di un computer fisso, ma quasi. Però arrivano a costare anche, possono arrivare a costare, sono quelli che vanno dai 1500 euro in su. Io ripeto, il mio come prezzo stava sulle 1300, e l'ho pagando lo sconto, preso lo sconto a 1000 euro. Altrimenti, raga, ero dell'idea di prendere un Lenovo IdeaPad Gaming 3, ero dell'idea. Che è comunque un ottimo PC, e quello per dire, come fascia di prezzo si trova nativo a 1000 euro, si trova, il che, da quello che so, tra l'altro, è un ottimo ottimo PC. Però per il resto, raga, cioè, a tutte le varie, diciamo, critiche fatte in questo video, vanno a sopperire per via del fatto che comunque sono stronzate facilmente risolvibili. Sono tipo l'aumento della RAM o l'aumento della memoria. Per il resto, raga, cioè, penso dovrei, per il resto magari nei prossimi giorni vedrò comunque di informarmi meglio sui piccoli problemini che vi ho accennato in questo video. Se qualcuno ne sapesse di più, comunque, raga, me lo scriva nei commenti, per favore. Io intanto, raga, comunque vi saluto, vi ringrazio e noi ci vediamo alla prossima.